Le cronache Sioux tramandano che ci fu un inverno durante il quale il cielo e le nuvole furono illuminati dal riverbero di una stella ardente che passò con gran luce e rumore. Era il 1821. Proprio in quell'anno nacque in un villaggio degli Oglala Sioux, vicino al fiume Platte, nel Nebraska, Nuvola Rossa. I primi anni della sua vita furono dedicati, come richiedeva la cultura Sioux, ad apprendere tutto il possibile sull'uso delle armi, a imparare a seguire le tracce di una preda o di un nemico, ad acquisire le doti proprie di ogni guerriero, cioè il coraggio, l'audacia, il disprezzo del pericolo, la lealtà e la capacità assoluta di sopportare il dolore. I suoi primi ricordi furono quelli degli scontri con i nemici, in particolare Crow e Pony, e della caccia al bisonte prima che i bianchi sterminassero le grandi mandrie. Infatti, ai bianchi che lo interrogarono quando era ormai anziano, Nuvola Rossa soleva dire: «Abbiamo dimenticato gli attacchi dei bianchi contro i nostri villaggi, il loro disprezzo per i patti sottoscritti, la spartizione dei nostri territori. Ma non possiamo dimenticare gli inutili massacri compiuti contro il bisonte, simbolo stesso dello spirito delle pianure». Da guerriero adulto, Nuvola Rossa, che non era figlio di un capo, seppe emergere per il suo valore, la sua saggezza e il suo coraggio. E proprio nel momento in cui la sua tribù iniziò a lottare senza tregua contro i bianchi, egli divenne un leader rispettato e onorato. Dal 1861, pionieri e cercatori d'oro avevano tracciato diverse piste verso i giacimenti auriferi del Montana. La più famosa di queste era il Bozeman Trail, nota anche come strada del Powder River, aperta nel 1864 da John Bozeman. La pista penetrava nel cuore della regione Sioux, partiva da Fort Laramie e attraversava la catena montuosa del Big Horn e delle Black Hills in quello che è attualmente il Wyoming orientale, fino a giungere nel Montana. La sua stessa esistenza costituiva un'offesa per gli Oglala Sioux. Gli indiani avevano infatti una visione mistica della natura. Per loro il mondo era pieno di spiriti e di forze magiche. La terra quindi non era un bene da sfruttare, ma un qualcosa di animato e di sacro. Loro stessi si sentivano parte della terra. Da lì venivano e lì sarebbero tornati dopo la morte. Questa concezione del mondo si scontrava con il materialismo dei bianchi. Per questa ragione, Nuvola Rossa e gli altri indiani si opposero con violenza al passaggio dei bianchi sul Bozeman Trail. Diceva Nuvola Rossa: «Ascoltate tutti, il grande spirito ci ha dato queste terre, ed esse ci appartengono. L'uomo bianco è arrivato da lontano, oltre la grande acqua. Da quando l'ha attraversata, ha continuato a portarci via le nostre terre. Sul nostro territorio ci sono due catene di monti, le Black Hills e le Big Horn Mountains. Io non voglio che il grande padre bianco di Washington apra una strada attraverso queste montagne». Nuvola Rossa concludeva poi esclamando: «Sioux, io sono per la guerra». Prima di altri capi indiani, aveva infatti capito che i bianchi sarebbero arrivati in massa nelle praterie, più numerosi delle cavallette in terra e degli stormi di uccelli nel cielo. E in effetti, nel 1865, pochi mesi dopo la conclusione della guerra di secessione, le terre dei Sioux di Nuvola Rossa, lungo il Powder River, cominciarono ad essere pattugliate dalla cavalleria agli ordini del generale Patrick Connor. Gli ordini erano spietati: inseguire e uccidere come se fossero lupi tutti gli indiani di sesso maschile sopra i 12 anni di età. La politica del governo di Washington in realtà non mirava allo sterminio degli indiani, quanto a confinarli in riserve ben delimitate e ad assimilarli all'interno della propria cultura. Connor, però, era fermamente convinto che i soli indiani buoni fossero quelli morti e mantenne la sua personale linea d'azione, uccidendo uomini, donne e bambini indiscriminatamente.
non riuscì però a garantire la sicurezza del Bozeman Trail e venne sopraffatto dai continui attacchi Sioux condotti con la tattica della guerriglia colpisci e fuggi. Nuvola Rossa, al culmine della sua fama di condottiero invincibile, riaffermò la sua posizione dicendo: «Se gli uomini bianchi entreranno ancora nelle nostre terre, noi li stermineremo». Da Washington arrivò l'ordine di sospendere le operazioni di guerra e di cercare di convincere i capi Sioux a sottoscrivere trattati di pace. Nel dicembre del 1866 fu fissato un incontro a Fort Laramie, già sede in altre occasioni di colloqui di pace. Quando Nuvola Rossa arrivò a Laramie, gli fu consegnato un telegramma ricco di promesse inviatogli dal presidente Taylor della neocostituita commissione di pace. Il telegramma diceva: «Il grande padre a Washington vuole che voi tutti diventiate suoi amici. Se firmerete un trattato di pace, egli desidera ricompensarvi con numerosi regali come segno della sua amicizia». In realtà, l'obiettivo del governo federale era quello di confinare gli indiani nelle riserve, trasformandoli in agricoltori sedentari e facendogli assimilare il modo di vita dei bianchi. Ciò fu un grave errore. Dopo il primo incontro di dicembre, fu fissato un vero e proprio concilio di pace da tenersi nel mese di giugno. Nuvola Rossa vi si recò con la sua gente convinto che avrebbe negoziato la chiusura della pista Bozeman. Invece, mentre erano ancora in corso le trattative, venne a sapere che nuovi reparti di cavalleria al comando del colonnello Carrington erano entrati nella regione del Powder River con il compito di costruire una linea di forti lungo il sentiero Bozeman. L'orgoglioso capo si infuriò e abbandonò il concilio con dure parole. «Anno dopo anno, l'uomo bianco ha invaso le nostre terre e ora ci vuole portare via i nostri ultimi territori di caccia. Le donne e i bambini del mio popolo moriranno di fame e io preferisco combattere fino alla morte piuttosto che vederli soffrire». Nuvola Rossa tornò sul sentiero di guerra affiancato da altre tribù Sioux, alla cui guida vi erano capi prestigiosi come Coda Macchiata, Toro Seduto e Cavallo Pazzo. Il 21 dicembre 1866, nei pressi di Fort Kearney, lungo la pista Bozeman, gli indiani ottennero la loro prima grande vittoria, sterminando un intero reparto di 80 uomini agli ordini del capitano Fetterman. L'ufficiale aveva più volte affermato che con 80 uomini avrebbe sterminato l'intera popolazione Sioux. Così, il 21 dicembre, disobbedendo alle istruzioni del comando, si lanciò all'inseguimento di un gruppo di indiani guidati da Cavallo Pazzo. Si trattava in realtà di un'imboscata. Centinaia di Sioux si materializzarono come per incanto, circondando i bianchi. Per Fetterman e i suoi uomini non ci fu possibilità di scampo. Lo stesso Fetterman, per evitare di cadere in mano agli indiani, si sparò al cervello. Nessuno degli 80 uomini riuscì a sopravvivere. Si trattò di un vero massacro. A fine battaglia, i Sioux spogliarono i morti e li mutilarono orribilmente. Fu un modo per celebrare il loro trionfo. Nuvola Rossa continuò a combattere per tutto il 1867. Da Washington venne allora l'ordine di riallacciare le trattative di pace con i capi Sioux. Come sede fu fissato il cantiere più avanzato della linea ferroviaria Union Pacific. I bianchi erano rappresentati dal commissario degli affari indiani Taylor e dal generale Sherman, uno degli eroi della guerra civile. Nuvola Rossa non partecipò all'incontro. Al suo posto fu inviato Coda Macchiata. Le posizioni delle due parti erano però inconciliabili. Coda Macchiata avanzò la sua richiesta con queste parole: «Il grande padre ha costruito delle piste sui nostri territori di caccia.
Queste sono la causa dei nostri problemi. I bisonti sono scomparsi. È necessario chiudere queste piste affinché noi possiamo tornare a cacciare. Amici, aiutateci. Abbiate pietà di noi. La risposta di Sherman non diede spazio ad alcuna possibilità di trattativa. Il Grande Padre fino ad oggi ha tenuto a freno i suoi soldati, ma è pronto a mandarveli contro e ad annientarvi. La pista che attraversa la regione del Powder River è necessaria al popolo bianco. La nostra proposta è che l'intero popolo Sioux si scelga un nuovo territorio oltre il fiume Missouri. Ciò per gli indiani era inaccettabile. Il Grande Spirito li aveva creati per essere liberi, per cacciare i bisonti nelle praterie. Quella era la loro terra e i bianchi, costruendo piste e ferrovie, minacciavano la loro stessa esistenza. Inoltre, i bianchi volevano assumere il controllo delle loro vite, volevano cambiare la loro cultura e le loro tradizioni. Nuvola Rossa fece sapere, con ferme parole, che ciò non sarebbe mai accaduto. Se il Grande Padre tiene lontano l'uomo bianco dalle nostre terre, la pace durerà per sempre. Ma se viene a disturbarci, non ci sarà pace. Il Grande Spirito ci ha donato queste terre. Ai bianchi ne sono state date delle altre. Non abbandoneremo la nostra patria. Questa è la nostra decisione. Dopo 2 anni di combattimenti, il governo di Washington accettò di abbandonare i forti costruiti a difesa della pista Bozeman. Il 6 novembre 1868 a Fort Laramie fu firmato un trattato di pace che istituiva la riserva Sioux, assicurando agli indiani le loro terre finché i fiumi scorreranno e l'erba crescerà. Apparentemente, Nuvola Rossa aveva vinto la sua battaglia. La pista Bozeman era stata chiusa e i Sioux erano ancora padroni delle loro terre. Ma di fatto, accettando di vivere nella riserva, avevano rinunciato per sempre alla loro indipendenza e alla loro libertà. Probabilmente, Nuvola Rossa non valutò bene tutte le conseguenze del trattato. D'altra parte, egli era stanco di guerre. Era stanco di vedere la sua gente morire e questo accordo rappresentava indubbiamente un valido compromesso. Così, seppur con una certa riluttanza non disgiunta da timore, appose il suo segno sul trattato. Da allora, Nuvola Rossa mantenne sempre fede all'impegno e non mosse più guerra ai bianchi. In realtà, dopo solo 6 mesi, la situazione tornò grave. Nuvola Rossa si recò con 1 migliaio di guerrieri a Fort Laramie per scambiare merci e ricevere i rifornimenti previsti dal trattato. Fu informato che le provviste gli sarebbero state consegnate solo se si fossero trasferiti lungo il Missouri. Gli indiani capirono di essere stati ingannati. Si resero conto che i bianchi volevano allontanarli dalle loro terre col ricatto. Nuvola Rossa accettò allora di recarsi a Washington. Eli Parker, il primo indiano a essere nominato responsabile del Dipartimento Affari Indiani, nel giugno del 1870 gli organizzò una serie di incontri con il presidente Grant e con il segretario degli interni Jacob Cox. In questa occasione, Nuvola Rossa espresse le sue lamentele. Il Grande Padre dice di esserci amico, ma io non gli credo. Io non voglio trasferirmi nel Missouri. È già la 4ª volta che lo ripeto. Nuvola Rossa aveva creduto di recarsi a Washington per ottenere dal presidente americano una serie di riconoscimenti, ma in realtà la sua missione ottenne scarsi risultati.
Viceversa, il governo si adoperò per mostrare ai Pelle Rossa l'enorme potenza della società americana. Per Nuvola Rossa e per gli altri indiani che lo accompagnavano, fu un vero shock entrare in contatto con le città dei bianchi. Il fatto che rimanesse in loro coraggio e determinazione era una magnifica manifestazione di orgoglio per la loro razza. Dopo questa prima visita a Washington, Nuvola Rossa smise la sua veste di guerriero e assunse il ruolo del politico, adoperandosi per migliorare le condizioni della sua gente. Molti giovani guerrieri rifiutarono di accettare questa politica di compromessi e si rifugiarono nella regione del Powder River. D'altra parte, nonostante i ripetuti tentativi diplomatici, i Sioux furono costretti a trasferirsi lungo il White River nell'attuale stato del Nebraska. A rendere insanabile il contrasto fu la scoperta dell'oro nelle Black Hills, una zona che il trattato di Fort Laramie assegnava senza alcuna discussione agli indiani. Per i Sioux, le Black Hills erano un luogo sacro, un luogo dove dimoravano gli spiriti. Molte delle loro leggende e molte delle medicine venivano proprio da questa regione. Nel 1874, il generale Armstrong Custer condusse una spedizione nel cuore delle Black Hills, riportando la notizia che la regione era ricca d'oro. La scoperta di Custer scatenò una vera corsa al prezioso metallo. I minatori si riversarono nelle Black Hills. In un primo tempo, il generale Philip Sheridan inviò delle truppe per cercare di allontanare i minatori. Ma quando fu chiaro che sarebbe stato impossibile tenere lontano cercatori d'oro e pionieri dalle Black Hills, il governo cercò di convincere gli indiani a vendere quei territori in cambio di un compenso in denaro o merci. Vi fu un aspro diverbio tra Nuvola Rossa, disposto a sacrificare le Black Hills pur di mantenere la pace, e Cavallo Pazzo e Toro Seduto, che rifiutavano ogni forma di trattativa con i bianchi. Il contrasto di vedute coinvolgeva tutti i Sioux, dal Missouri allo Yellowstone, al fiume White e al Powder. La parte ostile degli indiani abbandonò la regione, mentre Nuvola Rossa accettò di trattare la vendita, chiedendo in cambio delle garanzie precise per la sua gente. Per le prossime 7 generazioni intendo che il Grande Padre provveda alla mia gente, mettendo loro a disposizione cibo e vettovagliamenti. Con questa vendita, la mia volontà è quella di garantire un futuro ai miei figli. Forse penserete che la richiesta sia troppo alta, ma io credo che le Black Hills abbiano un valore inestimabile. In realtà, la richiesta di Nuvola Rossa era modesta se si considera che alla fine le Black Hills fruttarono ai bianchi più di 18 miliardi di dollari. Il governo, tuttavia, rifiutò l'offerta di Nuvola Rossa. Questa decisione si sarebbe rivelata disastrosa. Bande di Sioux iniziarono a mostrare segni di malcontento e abbandonarono la riserva con l'intenzione di difendere con la forza le sacre Black Hills. Questa crescente tensione sfociò nella più celebrata delle battaglie nella storia delle guerre indiane, Little Big Horn. Il 25 giugno 1876, il generale George Armstrong Custer e 300 cavalleggeri furono sterminati dai Sioux di Toro Seduto e Cavallo Pazzo. La grande vittoria non diede però alcun vantaggio ai Sioux, anzi provocò una durissima reazione da parte del generale Sherman, che circondò il villaggio di Nuvola Rossa e costrinse il capo indiano e la sua gente a trasferirsi nella odiata riserva lungo il Missouri. Nuvola Rossa aveva così perso la libertà per la quale aveva combattuto tutta la vita. Dopo pochi mesi, anche i Sioux di Cavallo Pazzo, ormai allo stremo per la fame, si lasciarono convincere da Nuvola Rossa a trasferirsi nella riserva di Fort Robinson.
Nonostante tutte le promesse accordategli, Cavallo Pazzo venne ucciso in circostanze misteriose poco dopo la sua resa. Molti indiani ritennero Nuvola Rossa responsabile della sua morte, sebbene non avesse partecipato in alcun modo all'uccisione del valoroso guerriero Sioux. Ma il peggio per Nuvola Rossa e per la sua gente doveva ancora venire. Dopo meno di un anno, i Sioux furono trasferiti in un'altra riserva nel Sud Dakota, chiamata Pine Ridge. Fu un periodo durissimo per gli orgogliosi indiani delle grandi pianure. I Sioux non erano fatti per vivere nelle riserve. Il Grande Spirito li aveva creati per essere liberi, per vivere secondo i ritmi delle stagioni, per cacciare i bisonti nelle grandi praterie. Ormai settantenne, quasi cieco, Nuvola Rossa non era più in grado di aiutare la sua gente. Si trovò così ad assistere impotente all'ultimo drammatico scontro con i bianchi, il massacro di Wounded Knee. La crescente situazione di malcontento, le condizioni di estrema miseria, le frequenti malattie, il disgregamento dei valori culturali propri della civiltà indiana creò il terreno fertile per il sorgere, nel 1890, di un movimento di rinascita, la danza degli spettri. Il suo profeta fu un mistico paute di nome Vovoka, che durante un'eclissi di sole disse di avere avuto una visione di salvezza. Egli predisse che se tutti gli indiani avessero continuato a danzare, i bianchi sarebbero scomparsi per sempre, i bisonti sarebbero tornati a pascolare in mandrie sterminate e gli indiani sarebbero vissuti nuovamente liberi nelle grandi pianure. Questa dottrina determinò uno stato di forte agitazione, tanto che il generale Miles cominciò ad ammassare truppe lungo i confini della riserva. Egli ordinò inoltre l'arresto di Toro Seduto, ritenuto uno dei responsabili di questo movimento di resistenza. Ma il 15 dicembre 1890, nel tentativo di arrestarlo, il leggendario capo indiano fu ucciso. La sua morte creò smarrimento tra i Sioux. Molti abbandonarono la riserva, cercando rifugio presso la tribù del capo indiano Grande Piede. Il risultato di questa fuga fu il massacro di Wounded Knee il 29 dicembre 1890, dove circa 200 indiani disarmati, tra uomini, donne e bambini, vennero uccisi senza pietà dal settimo cavalleria. Nuvola Rossa, che non aveva partecipato alla rivolta, sarebbe vissuto altri 19 lunghi anni a meditare sulla triste fine che il destino aveva riservato alla sua gente. In un'intervista con l'antropologo Warren Moorhead, Nuvola Rossa commentò i suoi ultimi anni con queste parole. Il governo di Washington ci ha portato via la nostra terra, promettendo di nutrirci ed aiutarci. Io, che ero solito guidare 5.000 guerrieri, oggi devo dire al padre bianco che ho fame. Devo mendicare ciò che mi appartiene. Il mio cuore è pesante. Sono vecchio e non posso fare altro. Così, stanco e rassegnato, Nuvola Rossa si spense il 10 dicembre 1909. Aveva quasi 90 anni. La sua figura è ancora oggi controversa. Duramente criticato dagli indiani per la sua tendenza ad assecondare il volere dei bianchi, in realtà Nuvola Rossa dovette accettare una politica di compromessi per salvare la sua gente. A lui, più di ogni altro, va riconosciuto il merito di aver lottato affinché il suo popolo e la sua civiltà non venissero annientati dall'uomo bianco.